Subito al professor Antonio Pesenti, medico rianimatore di fama internazionale, nonché coordinatore di tutte le terapie intensive in Lombardia. Salve, buongiorno professor Pesenti. Professor Pesenti, io e lei ci siamo visti esattamente un anno fa, era marzo, e lei mi raccontò delle terapie intensive in Lombardia che stavano scoppiando. Posso dirvi che l'ho visto poco e niente nei mesi successivi. Non è un medico che va in televisione, fa un tipo di lavoro per cui deve stare al suo posto. E però oggi, ahimè, ci viene a raccontare qualcosa di simile. Questo ci... come posso dire, ci dà un po' una certa disperazione, insomma, che un anno dopo siamo un po' punto e da capo, professore. Beh, disperazione no. Abbiamo un problema da affrontare, lo affrontiamo. Abbiamo la terza ondata che è ovviamente cominciata, anzi direi che è in salita veloce. E oggi abbiamo in Lombardia 616 o 615 ricoverati in terapia intensiva, ovviamente cambiano, aumentano di minuto in minuto, ricoveriamo 50 nuovi pazienti al giorno, però la situazione è gestibile. Se noi continueremo ad aprire nuovi letti di terapia intensiva, a marzo dell'anno scorso siamo arrivati a 1500 malati Covid, io spero che questa volta ci fermeremo prima. Professore, le voglio fare una domanda, no? Perché il suo lavoro è un lavoro che non è importante solo quando c'è il Covid, è importante tutti i giorni dell'anno, perché i pazienti in rianimazione ci arrivano per tanti motivi. Ho letto che i posti letto rianimazione di pazienti Covid in molte regioni hanno superato il 30%. Questo cosa significa poi per l'attività ordinaria di un ospedale? Perché c'è anche questo, no? Ci sono tutti gli altri malati che non è che smettono di ammalarsi o di avere un incidente o di avere un problema solo perché c'è il Covid. Cosa accade? Ma noi... La Regione Lombardia ha organizzato un sistema hub, cioè centri di raccolta, e si chiama hub and spoke, fra ospedali cosiddetti periferici e ospedali centralizzanti, dove per gestire i pazienti acuti con patologie tempo dipendenti, come per esempio il trauma. Gli altri ospedali fanno le urgenze, anche chirurgiche, anche non chirurgiche, gli infarti. Credo ovviamente, che ovviamente tutta l'attività di elezione, cioè quelle cose che si possono rimandare, vengono rimandate. Tutto ciò che non è urgente o indifferibile viene rimandato. Come accadeva un anno fa. Questo purtroppo è uno degli effetti Sì, forse siamo più ordinati ora. Ecco, infatti, professore, è proprio di questo che volevo... Siamo più preparati. È su questo che volevo chiederle, sinceramente. Cioè, gli ospedali tornano in primo piano in questo momento, però io in questi mesi ho parlato tantissimo della medicina del territorio, del fatto che andava riorganizzata, rafforzata, perché bisognava evitare che gli ospedali diventassero centro di raccolta di tutto, anche di chi poteva e doveva invece non arrivarci in ospedale, essere... curato in casa e forse essere curato anche in maniera più precisa e decisa e quindi non arrivare poi a situazioni di grande gravità. È accaduta questa cosa in un anno? Che sensazione ha lei? Beh, bisogna dire che da una parte ciò che bisogna evitare è che i pazienti che possono essere curati a domicilio vengano curati a domicilio. D'altra parte però è vero che non esistono terapie mediche sicuramente efficaci sul Covid, ma certamente il malato per definizione ha bisogno di cure e ci sono cure che possono essere gestite a domicilio e altre che invece devono essere prestate in ospedale. Il territorio evidentemente è un po' mancante da questo punto di vista, proprio anche per la nostra struttura sociale che è molto cambiata.
Professore, scusi, ho due domande da farle. La prima riguarda ancora proprio il suo lavoro e il suo osservatorio. Le persone che arrivano in terapia intensiva sono diverse da quelle della prima ondata? Nel senso che è cambiata l'età, è cambiata la gravità? Cioè, a un certo punto si era pensato, si era molto detto che... Guardi. Fosse meno virulenta la malattia. Poi sono arrivate le varianti. Secondo alcuni, per esempio, le varianti fanno ammalare gravemente persone più giovani. Cioè, mi dà una sua idea dal suo punto di osservazione, ovviamente. Il mio osservatorio della Lombardia è che l'età media dei ricoverati è un po' calata. Non si possono fare delle statistiche precise ancora, però penso che sia calata in media di una cosa come 5 anni. E quindi abbiamo anche qualche malato giovane, anche qualche malato che ha 18 anni, ma, però sono pochi, la maggioranza dei pazienti patologie pregresse, ricoverati in terapia in generale no, ci sono giovani con patologie pregresse e giovani che le patologie pregresse gravi non le hanno. Covid può colpire tutti. In generale, nei giovani non è così grave come negli adulti. Ok. Infatti, la mortalità è prevalente in pazienti più anziani. Professore, un'ultima domanda. Le chiusure, no? Appunto, lei ha detto siamo di nuovo in una situazione di crescita esponenziale. Spero non si arriverà a quei 1500, a quei numeri della prima ondata, ma certo, insomma, la curva è in crescita. Cosa andrebbe fatto? Bastano le chiusure nel weekend? Andrebbero fatte chiusure più nette, sempre in attesa, dal mio punto di vista, che poi parta davvero una campagna vaccinale a tappeto? Io non so valutare quali chiusure andrebbero fatte. Penso però che se si fanno delle regole, le regole vanno rispettate e fatte rispettare. Altrimenti non si può. I controlli sui comportamenti individuali, secondo me, andrebbero rafforzati. E poi comunque bisogna continuare a spiegare che i comportamenti individuali sono essenziali per limitare le infezioni. Ed sono sempre le stesse, sono mascherine, distanziamento, evitare gli assembramenti, poche ma precise, lavarsi le mani. Sono sempre le stesse. Meno persone si incontrano, meglio è. Allora, professore, la lascio tornare al lavoro. E poi dobbiamo... Prego. Mi lasci dire che bisogna investire sulle vaccinazioni. Tutti devono essere vaccinati, tutto il mondo deve essere vaccinato. Altrimenti, se non vacciniamo... Noi pensiamo sempre a vaccinare la Lombardia, l'Italia, l'Europa, ma noi dobbiamo vaccinare il mondo, altrimenti il virus ci torna addosso prima o poi. Ha proprio ragione, io penso che su un vaccino, nonostante lo spettacolo che molti paesi hanno dato, onestamente, che insomma prima i miei cittadini, diciamo, e poi il resto del mondo, alla fine una certa generosità e una certa veduta larga, poi alla fine ci sarà molto utile, insomma, sarà il modo migliore per tutelare noi stessi. La ringrazio molto della sua partecipazione, la lascio tornare al suo lavoro. Grazie e spero mille di vederla presto con buone notizie. Grazie, ecco. Tanto. Allora